L'immagine più affascinante di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky è quella del possente eroe della cultura che incarna lo spirito russo sui deserti del mondo moderno. Queste parole credo che siano ancora oggi utilizzabili per introdurre l'impatto emotivo, letterario, ideale della sua opera, della sua vicenda umana sul lettore con una continuità che negli anni non ha fatto che crescere. L'insieme delle costruzioni ideologiche, del dibattito di idee di cui sono intrise le sue opere e non ultima la vicenda umana assai travagliata, complessa, piena di luci ma anche di ombre, convergono nella idea appunto riassunta all'inizio in quell'espressione. Io penso che per avvicinarsi a Dostoevsky sia bene in primo luogo tenere distinte i vari aspetti, diciamo, della sua personalità, della sua vicenda, salvo poi metterne in evidenza e ragionare sulle intersezioni. Fyodor Mikhailovich Dostoevsky nasce a Mosca nel 1821. Suo padre è un medico militare di carattere duro e dispotico, che lo indirizza alla scuola del genio militare di Pietroburgo. Appena adolescente, rimane orfano della madre, da tempo gravemente ammalata. Di seguito perde anche il padre, ucciso forse dai contadini che lavorano nelle sue terre. Questi traumi sono probabilmente alla base degli episodi di epilessia che segneranno tutta la sua vita. L'autore porta a termine gli studi tecnici di malavoglia, dimostrando presto una predilezione per la letteratura. All'età di 25 anni pubblica i suoi primi romanzi. Povera gente, che ottiene un immediato successo, e Il sosia, dedicato al topos letterario del doppio. In quegli anni frequenta un circolo culturale di orientamento socialista e per questo nel 1849 viene condannato a morte. La pena viene commutata in prossimità della fucilazione in 4 anni di lavori forzati in Siberia. Da questa drammatica esperienza maturerà anni dopo l'opera Memorie da una casa di morti, realistico affresco della dura vita dei forzati. Al termine della reclusione, lo scrittore convola a prime nozze con la vedova Maria Dmitrievna Isaeva e, rientrato a Pietroburgo, torna a dedicarsi intensamente alla produzione letteraria. Nel 1862 pubblica Umiliati e offesi, ispirato alle umane miserie, e pochi anni dopo Memorie dal sottosuolo, che racconta le vicende di un giovane emarginato. Nel 1866 vede la luce il grande romanzo Delitto e castigo. In seguito alla morte della moglie conosce Anna Grigorievna Snitkina, una stenografa che collabora alla stesura di Il giocatore, romanzo dedicato alla malattia del gioco, di cui lui stesso è vittima. Nel 1867 sposa Anna e con lei intraprende un lungo viaggio in Europa. Durante gli anni trascorsi all'estero compone altre celebri opere, tra cui L'idiota, storia di un uomo profondamente buono, portatore di verità e compassione, e I demoni, con al centro alcune figure di terroristi nichilisti. Rientrato in Russia si dedica al suo ultimo romanzo, I fratelli Karamazov, che vede la luce nel 1879.
Il progetto di un seguito dell'opera viene però stroncato dalla repentina morte dello scrittore, avvenuta a Pietroburgo il 28 gennaio del 1881. Dostoevskij riesce, per farla breve, a sganciarsi dal futuro che gli aveva preparato il padre, costringendolo a fare studi che non gli interessavano. Comincia a occuparsi di letteratura. Dostoevskij era stato un lettore affamato di tutto, di letteratura russa, di letteratura occidentale, francese, ma anche inglese, e molto giovane scrive la sua prima opera compiuta. In russo si chiama Biedni e Liudi, i poveracci, tradotto letteralmente, è noto come povera gente. Ebbe l'avventura di incontrare i favori di Vissarion Bielinski, che era all'epoca un po' il maître à penser della gioventù intellettuale, come dire, di sinistra nella Russia, peraltro dominata dal governo più pesante di Nicola I, un governo estremamente repressivo. Bielinski era teorico del realismo in letteratura. Insomma, Dostoevskij conosce la prima fama letteraria come esponente della scuola naturale e con la approvazione di quello che in questi ambiti culturali era il personaggio di maggior peso e rilievo. Dostoevskij si era avvicinato un po' per curiosità e un po' per reale vicinanza di intenti a un circolo furierista, cioè di quel socialismo che poi sarebbe stato detto utopistico, da Fourier naturalmente, a cui sarebbe poi stato contrapposto il socialismo cosiddetto scientifico, diciamo, di Marx. Ma sempre di socialismo si trattava, e prese a frequentare un circolo raccolto intorno a un tale, si chiamava Petrashevsky, dentro il quale gli capitò di leggere, come documento della giusta linea di opposizione, la lettera di Bielinski a Gogol. E Bielinski gli scrisse una celebre lettera d'accusa, trattandolo quasi da traditore. Nello schema mentale di Bielinski, Gogol poteva essere lo scrittore più importante, soprattutto dopo la morte di Pushkin, che denunciava gli orrori del regno di Nicola I, e invece ne viene fuori un mistico mezzo matto, un cultore del quadretto di genere e eventualmente del diavolo. Ciò venne reputata quasi una azione sovversiva gravissima, grazie a un delatore che era stato infiltrato nel circolo di Petrashevsky e venne insieme ad altri preso, condannato a morte. In realtà avevano già deciso di mandarlo in Siberia, ma per rendere la punizione, diciamo, un tantino più pesante, la commutazione della pena di morte in reclusione e poi esilio gli venne comunicata quando già stavano per essere fucilati. Anche di questa situazione di vivere sull'estremo limite della vita, pronti a morire, alcuni disperati, altri quasi imbambolati, altri secondo attacco di epilessia, cioè,
ha segnato molto, naturalmente, la vita e poi anche l'opera di Dostoevskij.